Buongiorno a tutti ragazzi, sono Dennis Mimio e questo è un piccolo tutorial sul brano Praise to God. Voi avete già la fotocopia. Voi avete la versione con questi numeri che corrispondono alla diteggiatura per quanto riguarda l'esecuzione del brano al pianoforte. Per chi usa il metallofono piuttosto che il flauto, questo non vi interessa. Il brano viene proposto per via del fatto che bisogna apprendere dimestichezza un pochino alla volta con le alterazioni, si dice in armatura di chiave, ovvero quando sono poste prima del 4 quarti e le ritroviamo all'inizio di ogni rigo musicale. Ovviamente questo qua è una partitura pianistica e quindi abbiamo due righi che vanno suonate simultaneamente, questo in alto alla mano destra, questo in basso alla mano sinistra. Il brano è volutamente semplice e breve perché sarà poi oggetto di vostra elaborazione per quanto riguarda più avanti la scrittura di un accompagnamento musicale partendo da armonia data. Armonia data vuol dire gli accordi già dati. Quindi vedete che già vi ho scritto io le armonie da utilizzare, vi ho messo sotto la fondamentale per ogni accordo. E come ben sapete, quando abbiamo un G minor come accordo, corrisponderà a un Sol minore, quindi Sol, Si bemolle, Re. Detto questo, abbiamo questi strumenti che ci aiutano a capire quello che avviene. Quindi in questo riquadro avremo esattamente gli accordi che vengono suonati. Quindi nel caso di G minor avremo questo. Nel caso di G major, questo. Ricordiamoci che quando l'accordo è maggiore non è necessario scrivere niente per identificarlo come maggiore, mentre quando abbiamo un accordo minore, quindi il conteggio di 3 semitoni e 7 semitoni, può essere scritto la G con il segno meno, piuttosto che in questo caso G min, che sta per minor. Major, minor. Anche qua F major, F minor. Per aiutare maggiormente l'apprendimento, abbiamo anche quest'altro riquadro che corrisponde a quello che io sto suonando su questa tastiera. Quindi quando io faccio questo accordo, abbiamo l'accordo di Fa maggiore, lo vedete qui sulla tastiera e lo vedete qui anche sul pentagramma. Ovviamente questi qua sono programmi pensati per tutti, quindi anche professionisti, e avete sia la chiave di Sol che la chiave di basso. Cercherò di fare il possibile per stare nella chiave di Sol per quelli di voi che sono agli inizi della musica, piuttosto che fanno una scuola media a indirizzo non musicale. Detto questo, abbiamo anche un piccolo supporto per i chitarristi. Quindi qua abbiamo rappresentato il manico della vostra chitarra con la corda dalla più acuta fino alla più grave. Quindi quando avrete in partitura l'accordo G minor, lo vedete qua, attraverso questo diagramma è possibile vedere l'accordo nei vari rivolti. Eccolo qua. Ovviamente voi chitarristi fate il fermo immagine per ogni rivolto che vi propongo dell'accordo. Allora, detto questo, cominciamo a fare il nostro brano, Praise to God. È un brano che fa parte di quelli celtici, brano tradizionale dell'isola di Man. L'arrangiamento che vi carico è mio, come le partiture e le basi su cui suonerete. Allora, cominciamo con le chitarre. Ecco qua il nostro diagramma. E cominciamo a vedere il primo accordo. Quando dico primo accordo, vuol dire questo. Secondo, terzo, quarto, quinto, come primo accordo del secondo rigo e via discorrendo. Gli accordi, se ci fate caso, si ripetono quasi sempre uguali, quindi quando imparate quattro accordi, imparate a fare un intero brano musicale. Allora, primo accordo, G minor. Quindi, per i chitarristi avremo questo e per i tastieristi avremo questo. G minor. Sol, Si bemolle, Re. Prima posizione per i chitarristi, poi rivolto, poi ancora, altro rivolto, poi ancora, altro rivolto, e ancora, e ancora, e ancora. Secondo accordo,
Abbiamo B flat major, ovvero Si bemolle, Re naturale, Fa naturale. Ve li suono. Meglio in questa posizione. Eccolo qua. Quindi, voi tastieristi avete l'accordo in questa posizione. Ricordatevi che questo qua è il Do centrale, lo trovate sempre lì. Quindi dicevamo, Si bemolle maggiore. Da qui, rivolto, poi ancora, e ancora, altro rivolto ancora, altro rivolto ancora. Terzo accordo, F major, rivolto, rivolto. Rivolto, altro rivolto, quarto accordo è G minor, quindi già lo abbiamo fatto, passiamo quello, l'ultimo della prima riga, quindi D minor, Re minore, eccolo qui, Re, Fa, La, tutti naturali. Queste note che vedete corrispondono a quelle che vengono suonate, quindi avete D vuol dire Re, F vuol dire Fa, A vuol dire La. Per le chitarre, possibili rivolti. Troppo alto, partiamo da questo, poi questo, poi questo ancora, questo. Ora, l'ultimo accordo che trovate in partitura, così chiudiamo la serie per tutti quanti, è Si major, che è questo qua, Do maggiore. Eccoci qui. Quindi, Si major, Do, Mi, Sol, tutti e tre naturali. Facciamo qualche rivolto per le chitarre. Eccolo qui. Poi ancora. Poi ancora. Poi ancora. Poi ancora. Poi ancora. Poi ancora. Questo è troppo basso, ovviamente lo lasciate stare. Detto questo, cominciamo a vedere il brano e vi suono la parte della melodia. Un attimino che mi zoom la partitura. Allora, mano destra, lentamente. Si parte da qua. Ovvero il Re sotto la scritta della vostra tastiera, che sia più piccolino o più grossa, il riferimento è sempre il Do, che si trova leggermente a sinistra rispetto alla scritta della marca della tastiera. Quindi il brano suonerà così: 1, 2, 3, o meglio, 1, 2, 3. Quindi mi raccomando, ricordatemi una cosa, quando avete il punto di valore vuol dire che la nota si prolunga di metà del suo valore. Quindi abbiamo la minima che vale 2, con il punto diventa 2 più la metà di 2, 3. Quindi ricordatevi che questa nota vale 3. Detto questo, sentiamo un attimino la parte solo degli accordi. Allora, ve li faccio in una posizione in cui li potete vedere. Allora, conto 4 e comincia l'accompagnamento. 1, 2, 3, 4.
quello che avete sentito sono soltanto gli accordi. Noi possiamo avere il nostro accordo e già di per sé un accompagnamento. Ma l'accompagnamento lo possiamo rendere più interessante cominciando a muovere questo blocco, questo accordo, e possiamo avere una cosa di questo tipo. Prendo solo il primo accordo, quello di Sol minore, G minor. Primo disegno. Questo è un possibile secondo disegno. Terza versione. Altra possibile versione. Oppure. Basso Albertino. Ora cosa succede? Vi faccio i primi due giri usando i nostri accompagnamenti. Ecco qua. Vi faccio le prime due righe. Stesso accompagnamento, lo spostiamo un'ottava sotto, quindi ci spostiamo a sinistra della tastiera, un effetto più corposo. Terza opzione, cambiamo il disegno. E ritorniamo un attimino nella parte più centrale della tastiera. Sentiamo. E via discorrendo. Ecco il brano con l'accompagnamento musicale. Ricordatevi che nella versione finale ci sarà anche un'introduzione fatta dai solisti, possibilmente al flauto o con altri strumenti. Ecco qua. 1, 2, 3 e. Allora, con questo è tutto. La base musicale, quella bella, la trovate su Classroom e fate parecchio esercizio perché ce ne vorrà. Detto questo, un saluto a tutti.